Grazie Stefano. Io sono Massimo De Rosa, sono della Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati. Mi sono occupato di consumo di suolo, legge sullo stop al consumo di suolo. Insomma, derivava un po' dalla battaglia che prima di entrare in Parlamento già facevo con Salviamo il Paesaggio sui vari territori. Probabilmente provenendo dal nord Milano, è qualcosa che sentiamo proprio nel cuore, sulla pelle, perché ormai abbiamo percentuali di cementificazione dei nostri paesi che sono oltre il 70%, e quindi è un sistema quello di cementificare e svendere parti di territorio per sovvenzionare la spesa dei comuni, che non può reggere ancora per molto. E vorremmo tutelare anche il resto del nostro paese, laddove non abbiamo ancora consumato tutto il territorio. E io credo, e devo ringraziare ISPRA, la sensibilità della città metropolitana di Torino e anche dell'assessorato all'ambiente di Roma, Pinuccia Montanari, si è subito resa disponibile per questo incontro, proprio perché è un metodo per fornire degli strumenti ai cittadini. Questo studio fornisce strumenti ai cittadini, alle associazioni e all'amministrazione per quantificare che cosa andiamo a perdere. Io cerco molto di semplificare, perché non tutti siamo esperti tecnici del settore, ma la sostanza è che io riesco finalmente a dire quanto perde la collettività rispetto alla cementificazione di una parte di territorio. Perché sul momento, fino ad oggi, si valutava a parte il suolo come qualcosa di nessuno sostanzialmente, qualcosa di infinito, un bene infinito che potevamo consumare a nostro piacimento, e si valutava semplicemente l'incasso che poteva avere il comune per la cementificazione, grazie agli oneri di urbanizzazione, e l'incasso, il guadagno che aveva il privato, poi nella vendita degli appartamenti piuttosto che nel costruire un centro commerciale. Adesso noi possiamo dare un valore sociale, un valore che perde la società come servizi che quel suolo ci poteva dare. Quindi anche banalmente quanta acqua poteva assorbire, e quindi magari evitare una piena del vicino fiume, che poi causa delle spese che vanno a carico di tutta la collettività. E sono spese che possiamo poi evitare spendendo proprio soldi dello Stato, soldi nostri, soldi delle nostre tasse, per fare opere che compensino quello che abbiamo perso grazie alla cementificazione del suolo. Allora capite bene che questo strumento diventa fondamentale per tutelare il nostro territorio, ma per essere anche più consapevoli, avere un'arma in più per valutare. Valutare che cosa? Una parola che si usa pochissimo nel nostro paese, ed è la pianificazione territoriale. Si va per spot, si va per singoli permessi, singoli interessi del momento, per emergenze. Dobbiamo iniziare a pianificare il territorio. Pianificarlo non in base alle richieste dei costruttori, ma in base alle richieste dei cittadini. Ad oggi, grazie a ISPRA, ai dati che vengono raccolti da ISPRA e vengono anche diffusi da molte associazioni ambientaliste, sappiamo che abbiamo una percentuale comunque di alloggi sfitti, inutilizzati, che è molto al di sopra delle nostre necessità. E allora dove dobbiamo dirigere il nostro interesse? Dobbiamo dirigerlo verso la riqualificazione energetica, la rigenerazione, il recupero e la bonifica delle aree dismesse. Quindi questo è uno strumento che ci può portare in quella direzione, e credo che sia utilissimo utilizzare fondi europei finalmente in modo corretto per ricerche che sono al servizio del cittadino. Questo è magari qualcosa che ci fa anche apprezzare ogni tanto il fatto di stare in un sistema che ci fornisce competenze e professionalità. ISPRA, in base anche alle ultime leggi sul Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente, è stata identificata come un punto di riferimento per la scienza italiana, per avere dei dati su cui far lavorare la politica, perché alcune scelte, e qui concludo, dobbiamo farle perché ce lo dice uno studio, la scienza, e non sono scelte politiche. Alcune scelte non possono essere scelte politiche se la scelta politica va a sbattere contro il muro della realtà, il muro dei dati e i limiti che ha la nostra natura, il nostro pianeta. Questo è quello da cui dobbiamo prendere esempio, e dobbiamo iniziare a basarci su un metodo che sia più scientifico e meno sull'interesse personale e momentaneo e sull'emergenza. Vi ringrazio.